compagnia di Piotta questa bella sorpresa musicale. Cosa ne pensi? No, io sono innamorato, quindi non faccio molto testo. Vengo qua da 6 anni e da 4 sono direttore artistico della parte hip hop, con tutti i premi ufficiali delle riviste del settore, le etichette indipendenti, i gruppi che si sono fatti notare in quell'anno. È cominciato tutto nel 2004, quando ho preso un premio io personalmente e Giordano, come miglior album indipendente, e Giordano San Giorgio pubblicamente mi ha invitato a portare l'hip hop qui. È una sfida che ho raccolto molto volentieri e con curiosità, anche con un pizzico di timore all'inizio, perché comunque la scena rock punk è particolarmente avvezza a meeting, incontri e festival di questo tipo, quella hip hop meno, però devo dire che al quarto anno posso dire che ce l'abbiamo fatta. Peccato che ce ne sono pochi in Italia di questi festival. Ma cioè, sicuramente non guasterebbe una potenza maggiore, soprattutto un supporto maggiore a livello politico, economico e legislativo, perché noi che facciamo musica in Italia un po' in vari, siamo poi in vari settori, ora generalizzando, però in più settori siamo trattati molto molto male. Cioè, si parla sempre dei contratti di tutti, ma noi di fatto siamo tutti liberi professionisti e stiamo tutti un po' nella cacca, insomma, per dirlo chiaramente, e non c'è alcun supporto legislativo tra, non so, vari problemi, IVA, musica scaricata, appoggi proprio alla cultura, vedi i vari tagli che ci sono stati al FUS, che poi cultura, la musica non è nemmeno considerata tale, per cui non possiamo aspirare a tali fondi. Questo discorso lo affrontiamo spesso nelle nostre dirette, ecco, ma c'è un modo secondo te per risolverlo? Un modo per risolvere, ecco, anche l'abbassamento dei CD, per non far cadere proprio questo discorso dei CD? Adesso c'è un discorso proprio di decadenza, no, sull'acquisto del CD ormai da anni, però adesso io ho visto gli ultimi rilevamenti, addirittura chi vendeva 1 milione di copie non riesce a vendere neanche 200.000 copie adesso, no, in Italia. Pensa chi ne vendeva 40 come me. No, comunque, no, non c'è soluzione secondo me. Non è che sono pessimista, è proprio un cambiamento in atto che non è ancora in chiaro, insomma, la piega che possa prendere. Sicuramente è in atto, questo è evidente davanti agli occhi di tutti. Secondo me ci sarà un gran ritorno alle origini, parecchio parecchio live, per cui chi sa suonare suona, gli altri fanno televisione e tutto quello in mezzo scompare, perché non ha senso che esista. Ci dobbiamo rassegnare, per chi come me, io sono un grande appassionato, ecco, ad esempio io mantengo il CD in mano ogni volta che ascolto musica, lo devo vedere, devo avere qualcosa di fisico in mano, quindi siamo destinati a perderlo, l'oggetto fisico. Abbiamo già perso l'LP, che era il massimo. Sai, uno che ha avuto qualcosa può perderla, chi non l'ha avuta non c'ha niente da perdere, nel senso che io come te ho 15.000 vinili, quindi so cosa vuol dire, però capisco anche che chi è più piccolo e non ce l'ha, non ha nemmeno i CD, che deve perdere? Niente, è già abituato al file, va bene così. Mi dirà, il problema non è tanto questo, è che se non guadagna nessuno può anche andare bene, ma qualcuno guadagna molto molto bene, sono le compagnie telefoniche, che comunque, diciamo, se uno volesse solo consultare la posta non avrebbe bisogno di ADSL e eccetera eccetera, quindi se lo fa è perché ha qualcosa da scaricare, ma il contenuto chi lo dà? Chi fa cinema e chi fa musica, quindi diciamo che dà un contributo gratuito per far sì che qualcuno faccia milioni di euro. Lo posso dire qui che è una realtà indipendente, molte sono controllate da queste grandi compagnie, c'è una battaglia vera e propria tra chi per esempio vuole anche attaccare la SIAE e levare il copyright, proprio perché interesse loro rende tutto libero, perché tanto loro i soldi ce li fanno comunque, però invece chi non li fa siamo proprio noi, in particolare gli indipendenti, che non hanno altro modo di sostegno che non la propria capacità di realizzare musica e canzoni. Per essere positivi però, in questo ambito alla fine sta aiutando molti giovani a farsi conoscere, perché poi del resto il web è una realtà sconfinata, siamo dappertutto, quindi sono molti giovani che intervistiamo, sono tutti belli addentro al web, Facebook, MySpace un po' decaduto ultimamente, però comunque ancora dà una grossa mano a farsi conoscere, no? Oggi voglio essere polemico, ma secondo me è un po' demagogia questa di internet che dà una mano, perché se ci pensi sono tutti là dentro, ma poi quelli che hanno successo davvero sono sempre quelli che stanno anche poi sui canali più mainstream. Quindi sì, c'è spazio per tutti, ma talmente tutti che poi non c'è comunque spazio per nessuno, come per recitare, parafrasando una frase del Gattopardo,
tutto deve cambiare perché tutto resti uguale, è assolutamente così, perché poi come fai a farti notare? Servono comunque i soldi per i banner su canali grossi come per esempio MySpace, per rimanere in tema musicale, che certo non è nel portafoglio di un piccolo gruppo emergente. Ottimo, te hai pubblicato da 20 giorni, mi hai detto prima, il tuo nuovo album, che si intitola? Suono diverso, ho messo subito le mani avanti perché non è un disco hip hop al 100%, è nato con lo spirito del World Tour che ho fatto l'altro anno in America, quindi una mescolanza tra una miscela tra rap, rock, punk, un suono aggressivo che era adatto per accompagnare queste 12 canzoni dove meno proprio come un attannato, super hardcore nei testi, impegnato socialmente, politicamente, si parla di meritocrazia, economia, posti di lavoro, insomma tutte le magagne che abbiamo in questo momento nel nostro bel paese. Quindi chi vuole intrattenersi con cose più leggere non è un disco che fa per lui, chi ama le cose vecchie troverà un Tommaso molto diverso, cioè troverà Tommaso, perché è veramente il disco più personale che ho fatto. Straordinario, io ho ascoltato e abbiamo messo in playlist, anzi non te l'ho detto prima in privato, te lo dico adesso in diretta, che sul nostro sito tu sei al numero 5 con Suono Diverso, che è il nuovo singolo tuo tratto dall'album, quindi è molto apprezzato dai nostri web ascoltatori, spero che ti faccia piacere. Mi fa stra piacere perché è un disco davvero in cui credo tanto, come impegno, come passione, non tiene anche economicamente perché non è stato facile realizzarlo, ma suona davvero bene. Non a caso, non farò il nome, una rivista insomma la più importante del settore tecnico proprio audio ci ha dato la copertina per questo disco, che è strano insomma per un MC, e quindi sono davvero contento e i complimenti sono stati tanti in questi giorni, lo vedo anche dalla quantità di live richieste che arrivano. Tra l'altro, per chi volesse venite a sentirci, su piotta.net può trovare le date, il booking è mano in alto, partiamo da Trieste il 4 dicembre ed è uno show completamente rinnovato di un'ora e mezza, un'ora e quaranta con i brani nuovi e poi molti dei brani vecchi, storici, riarrangiati proprio in questa chiave più rock che ti dicevo. Grande, ecco, tu mi ritrovi subito, io mi è piaciuto tantissimo il singolo proprio perché c'è questa sonorità rock, no? Che poi ho notato che effettivamente il settore hip hop sposta tantissimo col rock, eh? Cioè ci sono anche altre cose vecchie, no? Che... Ma negli anni 90 ci fu questa esplosione del cosiddetto crossover, quindi che insomma univa due mondi, che era il rap e il metal a tratti, ma anche collaborazioni importanti, non so, Notorious B.I.G. con i Korn, gli stessi Korn con Nas, Helmet, House of Pain, ne potrei citare una quantità indescrivibile, Sonic Youth e Cypress Hill. Poi si è un po' persa, adesso sta ricominciando per fortuna, anche perché le generazioni più giovani in realtà il rap non è più una novità, ce l'hanno nel DNA ormai, anche nella pubblicità del McDonald's, per dire, così come il rock, quindi questa unione tra una chitarra suonata aggressiva, distorta, un bel riff e sopra un MC non è una cosa esotica, è insomma quasi acquisita. Alcuni gruppi, per esempio c'è uno che ti consiglio, Hollywood Undead, che sono di Los Angeles, loro hanno 440.000 contatti su MySpace, sono un gruppo che fa il delirio lì e loro proprio in automatico, cioè non so nemmeno come si definiscano a livello di genere, è tutto sommato che ce frega, basta che spacca. C'è proprio questo mix di rap e metal quasi. Straordinario Piotr, io non ti voglio più rubare tempo, è stato un piacere parlare con te, che mi sono ritrovato in quello che hai detto. Grazie di tutto e in bocca al lupo per Suono Diverso a questo punto. Crepi il lupo, Suono Diverso, Piotta, se becchiamo presto per il live e tutto il resto, pure un po' di rime t'ho incastrato. Grande Piotta, alla prossima, grazie.